Care amiche ed amici, da un po' di giorni a questa parte non si fa altro che parlare nei telegiornali della corruzione nel Vaticano. Tutti i temi che vengono scoperchiati da Papa Francesco, ma che in realtà il Vaticano si trascina da ormai parecchie decadi. Infatti, uno dei papi che si è voluto occupare più di ogni altro della corruzione nel Vaticano è stato Luciano Albino, Papa Giovanni Paolo XXIII, Papa Paolo Giovanni I, davo i numeri. E poi si sa come è andata a finire, lo hanno ammazzato. Potrà questo nuovo pontefice, venuto da America Latina, imporsi ai poteri forti che investono nella droga, nelle armi, nei colpi di Stato, nelle dittature? Oppure anche lui farà la fine di Luciano Albino. Ci incontreremo con un altro papa morto? O riuscirà a riformare la curia? Beh, io vedo che il suo compito è molto arduo e difficile. Certo, gli auguro ogni esito. Anche se un'istituzione come quella del Vaticano sembra restia a dei cambi spontanei. Infatti ancora non si sa nulla di Emanuela Orlandi, dell'altra giovane scomparsa. Tutti credono che le chiese e i luoghi di culti in Italia li gestisca il Vaticano, invece sono proprietà dello Stato italiano e non pagano le tasse, sebbene il Vaticano gestisca fabbriche, negozi, editoriali, hotel. Quanto denaro? Quanti miliardi? E quindi qui va il primo segmento di questo mio breaking news sui fatti e misfatti pontificali, e ci rivedremo a breve. Che poi, come legittima il Vaticano il suo potere? Come lo ha fatto negli ultimi 2000 anni, cioè dicendo che in pratica Gesù Cristo sarebbe risorto, avrebbe vinto la morte dopo la crocifissione e sarebbe asceso in cielo nel suo corpo, transustanziato di carne. Ed allora tutti quanti a credere che si possa vincere la morte. E nel nome di questo rastrellano, raggranellano, raggruzzano miliardi di euro che poi, come ha fatto Monsignor Bertone, si spendono per i loro capricci e i loro gusti, invece di evitare che fondazioni mediche vadino alla rovina per mancanza di fondi. Mancanza di soldi. Quante cliniche, quanti ospedali del Vaticano che stanno sul bordo della bancarotta? Che fanno di tutti i soldi raccolti? Perché loro chiedono alla gente di essere timorosa di Dio e loro non lo sono? È veramente incredibile come scelacquano il denaro, i miliardi di euro che
che evadano dalle tasse con le loro attività produttive, industriali e non di beneficenza, e poi parlino in termini di etica e di moralità. Quando poi i loro cardinali sono pedofili, spendono miliardi in collezioni di arte e lasciano le fondazioni filantropiche, umanitarie, vuote. Ecco. E allora a questo punto io, che sono ateo, mi domando, ma a che serve il Vaticano? A che serve così tanta gerarchia? A pregare l'Ave Maria? Ma non abbiamo già abbastanza dei politici nostrani a Roma? Che sempre a Roma dobbiamo sopportarci questi politici stranieri che sono la Curia Romana, si chiama Curia Romana, però sta all'estero, perché il Vaticano è uno stato straniero. Difatti sono extracomunitari. Poi nessuno è nato nella città pontificale, nel Vaticano, ma hanno tutti residenza straniera. Che mistero, no? È uno Stato i cui cittadini non sono nati nel Vaticano, perché dove sarebbero dovuti nascere? Nel Museo Vaticano, che non hanno ospedale per far nascere le persone. Alla clinica, all'ospedale Gemelli, dove devono nascere quelli del Vaticano. Boh. Però è così. Gestiscono miliardi, li giocano in borsa, in Wall Street, sono il principale azionista di Wall Street, la Curia Romana, e poi la più grande immobiliare del mondo. E in cambio poi donano migliaia di euro ai poveri. Intanto sfrattano poveri pensionati perché rivalutano gli appartamenti popolari in affitto, li fanno aumentare di categoria con delle ristrutturazioni. Il pensionato che appena arrivava a pagare 250 euro adesso deve pagarne 1000, quindi mandano un sacco di pensionati nella strada. E per fortuna che hanno degli affitti filantropici. Vabbè. Comunque, questo video casareccio era per parlare di questo tema, degli scandali nella Curia Pontificia, in Città del Vaticano, che lo stesso Papa Francesco, Bergoglio, sta scoperchiando la pentola degli scandali, il calderone demoniaco degli scandali. Spero che riesca nel suo intento di ripulire il Vaticano. Anche Gorbaciov ha voluto ripulire dagli eccessi della corruzione l'ex Unione Sovietica e gli è andata molto bene perché l'ha dissolta. Vediamo se Monsignor Bergoglio, Papa Francesco, riuscirà a buttare l'acqua sporca senza buttare anche il bambino. Oppure arriverà al capolinea, perché se non si può rifondare il Vaticano, allora si dovrà dissolvere. Boh, ha durato più di 2000 anni, forse andrà ancora avanti. Chi lo sa. Per il momento è tutto dal vostro Sant'Enchan e non lasciate di seguirmi. Ciao, qui un altro breaking news. È veramente triste ed allarmante vedere quante cose si fanno in nome di Dio per guadagnarsi la vita eterna, per illudere con la vita eterna gli altri, per
per avere potere terrenale, come sempre è stato nella storia dei papi e del Vaticano. Per illudersi, per illudere, ma soprattutto per arrivare alla cosa più importante. L'oro, il denaro, la ricchezza. E quante ricchezze si riescono a accumulare con la morale, con l'etica e soprattutto dalla gente più povera, per dargli speranza, fiducia, illusioni. Raggranellano anche dai più poveri, monetine piccole, fino a fare miliardi, e poi invece di darle alle fondazioni filantropiche, mediche, umanitarie, come era destinato, se ne intascano loro. Che schifo! Se tutto questo non finisce prima o poi, per quanta storia abbia il Vaticano, finirà da un momento o un altro. Boh, ci ha provato anche Napoleone Bonaparte a scoprire tutte le malefatte dei papi e non ci è riuscito. Troppo grandi furono gli archivi vaticani, ma con qualcosa rimasero, di occulto, di misterioso. Beh, questo è stato un altro breaking news del vostro Sant'Enchan. Parlerò in un altro momento del Vaticano. Adesso, beh, devo andare a cenare. Ciao!